Salve a tutti, maledetti e benvenuti su Morning Glory, sono Vincenzo Bordoni, oggi è il 3.05.2024, vi ricordo di condividere questi podcast per il mondo, per far arrivare la parola, dai, sono quelle cose che non ho mai detto ma penso debba cominciare a dire dato che è giusto farlo, cioè condividete il podcast, mettete like, andate su Spotify a mettere 5 stelle e tutte queste cosine qui, ma già la condivisione o comunque sia i like sopra i vari social, i commenti, queste cose qua possono far esplodere, cioè esplodere il cazzo, possono far arrivare questo podcast anche ad altre persone. Sapete che è un podcast soffice, non è un podcast super greve, anche perché la grevità la lascio agli spettacoli, ho deciso questo, la grande grevità la lascio agli spettacoli. Ah, quindi cosa dico di solito? Dico andate su vincenzobordoni.com e vabbè. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del nuovo eroe, il nuovo eroe della destra, il nuovo eroe della Lega, il nuovo eroe italiano. Stiamo parlando del generale Vannacci. Ora, oggi stavo leggendo i titoli dei giornali e mi sono un po' soffermato sul titolo di Libero, che in realtà è quello che dà più perle, perché Libero, dicendo cose abbastanza su cui io non sono d'accordo, però avendo una base di un certo tipo liberale, diciamo così, facciamo finta che siano, che almeno Capezzone, facciamo finta che lo sia davvero. Leggendo, mettono dei semi, lanciano dei semi molto interessanti quando devi andare a fare determinate analisi, perché sì, sono paraculi e tutto quanto, però riescono a beccare delle cose in maniera sempre paracula abbastanza interessanti, cose che, per dire, non fa il Fatto Quotidiano, cosa che non fa la Repubblica e cosa che non fa la Verità, cosa che non fa il Giornale, cosa che non fanno altre testate giornalistiche. E ovviamente è partita la campagna elettorale per le europee, che di cui non frega un cazzo a nessuno fino a che non si va a votare, e poi tutti prenderanno le percentuali, chi vince in maniera trionfalistica, chi perde in maniera, beh, normale, l'europeo, ma chi se le caga, beh, normale, sono andati in pochi, bla 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 bla. Cioè, già ve lo dico ora, vedrete dopo come la prenderanno, come le prenderanno queste cose. Bene, il titolo di Libero, uno dei titoli di Libero di oggi, è campagna d'odio elettorale, sinistra fuori legge, e mette 4 punti di ciò che sta facendo la sinistra, che sono per loro, per Libero, un qualcosa di fuori legge, appunto. Parla di: dal palco del primo maggio, insulti sessisti a Meloni. Boh, io non sono andato a vedere questi insulti sessisti, onestamente. Ovviamente viene detta questa cosa perché è vero che molte persone alla Meloni fanno insulti che, se fatti ad una persona di sinistra, tutti lo accuserebbero chi li fa di sessismo, è vero, è evidente, però comunque sia, non li ho sentiti. E poi ripeto, primo maggio, il fatto che lì sopra si attaccano i padroni eccetera, te l'accogli, è buona, dai. Ma manco tanto, ormai è veramente diventato, primo maggio è diventato un festivaletto. Infatti la battuta di Dargen, che tutti quanti hanno fatto, che bella questa battuta, è simpaticissima, quando Dargen ha detto che un secondo, per voi mi state guardando su Twitch e magari su YouTube, vado a prendere i fazzoletti che mi sono dimenticato anche oggi, dei fazzoletti.
si diceva, scusatemi, quando Dargan D'Amico parla del fatto che il primo maggio sta andando così bene che l'anno prossimo starà sul 9. Ricordiamo che il 9 comunque sia in confronto alla Rai è un canale privato, e sì, per carità e per l'amor di Odino, però ecco, ricordiamo questo al nostro amico Dargan, che ripeto è uno di quei cantanti che vedo in vari talk show, in vari spettacolini dello showbiz, e sì, porta un po' la sua narrativa retorica, è quello che uno di quelli che mi sta più simpatici, cioè, onestamente, però quando deve fare quello contro il sistema mi fa sempre un botto ridere, raga, mi fa sempre un botto ridere, soprattutto quando fai qualcosa che sembra contro il sistema ma poi ti stai andando a mettere in braccio a degli altri privati, soprattutto perché mi sembra che il 9 sia addirittura della Disney. Siamo sicuri, Dargan, di quella battuta simpatica? Sì, voleva dire che la Rai si perde le cose. No, voleva dire semplicemente altre cose, voleva dire che la Rai è brutta e cattiva, semplicemente. Quindi meglio il 9, meglio la Disney. Oh, ti piace a te. Ma come detto, sti cazzi, dai. Questo dice Libero. Poi Lucano esalta la Salis. Sono orgoglioso di lei. Ovviamente la battuta sulla Salis, cioè sul fatto che le persone di sinistra stanno esaltando la Salis, è qualcosa di inquietante, ragazzi. A me non me ne frega un cazzo che, cioè, i nazisti vanno picchiati. No, basta. No, chi sei? Chi sei? Quando una persona è giusto picchiare e quando una persona è giusto picchiare? Quando? Perché? Come? Vi siete svegliati ora? Vi siete svegliati ora che abbiamo dentro l'Europa delle nazioni che, oh mio Dio, non sono proprio come noi? Buongiorno, buongiorno. Quindi, buongiorno. Ma non voglio entrare in questo argomento, ne abbiamo già parlato, quindi. Libero parla del palco e gli insulti sessisti alla Meloni. Della campagna d'odio, no, della sinistra, di Lucano che esalta la Salis, ed ovviamente mi fa veramente cagare questa esaltazione di una persona come la Salis, che magari può essere anche persona migliore del mondo, però almeno su quello che noi conosciamo che ha fatto, male male, ragazzi, male male. E anche gli atenei italiani pronti al 68 pro Gaza, perché ovviamente molti atenei italiani vogliono fare queste manifestazioni pro Gaza, e fossero solamente pro Gaza in realtà saremmo giusti, quindi forse hai sbagliato il libro, volevi scrivere pro Hamas, perché pro Gaza ci vengo pure io. E l'ultima, ma non ultima, anzi la prima rispetto a quello di cui parliamo oggi, proteste anti-Vannacci e uova contro Salvini. Addirittura Fanpage ci mette in primo piano Vannacci contestato a Napoli, scontro tra attivisti e polizia. Lui: ho sofferto l'obbligo vaccinale per il Covid. Vabbè, questa qui è una frase che ha detto lui. Tensione a Napoli prima della presentazione del libro del generale Roberto Vannacci. Il rione Santa Lucia blindato. Gli attivisti arrivano a contatto con le forze dell'ordine, striscioni con la scritta "cacciamolo" e "Napoli non ti vuole" sono apparsi durante la manifestazione in piazza del Plebiscito. Momenti di tensione anche all'interno tra pubblico e giornalisti. Poi la situazione è tornata alla normalità. Vannacci ha quindi commentato con i giornalisti: purtroppo capita che nella democrazia nella quale viviamo i locali che ospitano le mie presentazioni vengano addirittura minacciati. È successo a Verona, dove il proprietario ha dovuto desistere. È successo a Mantova, dove hanno rinunciato, ma la presentazione verrà spostata in un altro locale. Anche questa tecnica di cercare di censurare, di attribuire frasi che non sono quelle vere, si sta rivelando un'attività che suscita risultati opposti a quelli che si propone. E poi, poi invita i contestatori ad andare in sala ad ascoltarlo. Non capisco perché non vengano in sala in pace, dice sempre Vannacci. Io sono per il confronto civile.
li ascolterei e mi confronterei con loro. E comunque no, non temo per la mia incolumità e non mi sento accerchiato. Ringrazio i contestatori e li invito a venire in questa sala a manifestare le loro idee. Non mi sono mai sottratto al confronto, ma questo invito che faccio non ha mai successo. Non mi sento accerchiato, ma mi preoccupo il contesto che sei venuto a creare. Allora, ragazzi, io vorrei esporvi la mia opinione su quello che sta accadendo. State voi che andate a manifestare contro Vannacci, che è un benedetto signor nessuno, benedetto da alcuni programmi televisivi e radiofonici, benedetto dalla ricerca del, come dire, del bau bau di destra da attaccare, da tutte queste cose, benedetto con l'odio della parte più estrema della sinistra. Non ho visto cose del genere neanche contro la Meloni. Io non so qual è il motivo, veramente non ho idea di quale sia il motivo, però sì contro Vannacci, forse perché rappresenta un po' il prototipo di fascista, cioè quello che noi pensiamo sia il prototipo del fascista del terzo millennio, cioè qualcuno che porta tutte le idee fasciste, a parte un paio, qualcuno che viene dalle forze militari, quindi altre canonicità per noi, no? Militari sono tutti fasci. Qualcuno che era generale dell'esercito, qualcuno che ti fa paura, e dato che vedete che sta avendo tanti consensi, cercate subito di affossarlo. Io penso che, io comprendo le manifestazioni, e io sono sempre stato pro manifestazioni, anche quando qualcuno fa una conferenza ti metti fuori a manifestare, o entri, ti siedi zitto e ascolti, oppure ti metti fuori a manifestare. A mio parere questi sono i due modi, ma per quale motivo io penso che sia stupido bloccare conferenze, chiamare i locali e dire guarda io ti vengo a bruciare il locale se fai queste cose qua? Perché penso che sia stupido minacciare i posti eccetera? Perché stai creando, e lo state creando voi, un martire. Nel momento in cui tu attacchi con tutta la forza che puoi un essere umano politico, una persona politica, che in quel momento è sulla cresta dell'onda mediatica, però non conosco bene le basi politiche, ok? Quindi potrebbe essere semplicemente una persona che viene e se ne va velocemente. Tu gli stai, tu, costruendo una credibilità. Perché chi voterebbe la destra? Chi voterebbe le persone, la Lega? Chi ha votato Salvini? E poi non l'ha votato più, perché Salvini, sapete che la Lega ha avuto per un periodo una percentuale altissima di voti. Ora vede quanto le persone diverse da loro attacchino questa persona, questo, il generale Vannacci, e pensano ma allora è quello giusto. Se loro hanno così paura di lui, se loro lo attaccano così tanto, è quello giusto. Poi lo sentono parlare e lui, da bravo politico, io ripeto, quando parlano le persone non penso mai lui pensa questo, ma è un, lui dice questo. Lui dice che non si sottrae al confronto, che addirittura dice no, è giusto protestare, però venite dentro, parliamone, non è bello il clima intorno, no, non è bello il contesto, però non ho paura. Cioè, una persona che se tu vedi da fuori e non conosci le idee, se tu sei da fuori, se tu vieni, sei un, vieni dalla Luna, vieni da Marte, scendi sulla Terra e guardi manifestazioni contro un essere umano per non farlo parlare, e poi leggi quello che lui dice in questo caso sulle manifestazioni, cioè non è nessun problema, non mi sento, però è brutto, tu penseresti che c'è da una parte
una grande persona democratica che vuole semplicemente esprimere i suoi pareri, e dall'altra parte un branco di persone totalitarie che non vogliono farlo parlare. Se tu non sai altro, penseresti questo. Quindi pensate cosa possono realizzare qualsiasi cittadino che può votare. E magari vota anche la destra. Però non andrebbe mai a votare la destra in questo momento storico. Ripeto, Salvini ha perso tantissimi voti. Molti sono dati dalla Meloni, molti non vanno a votare. In questo caso, state voi creando l'eroe della destra italiana. State creando gli Avengers della destra. Avete creato l'Avengers Meloni e ora state creando l'altro Avengers che siederà accanto della Meloni, il generale Vannacci. Io me li vedo loro due a chiacchierare con le loro piccole divergenze mentre si spartiscono però il paese. Io me lo vedo proprio. E questo perché? Perché voi non avete idea. È una domanda che vi faccio. Secondo, perché alla fine uno protesta per un risultato. Perché se tu protesti solamente per far sentire la tua voce, la protesta e le manifestazioni non diventano violente. Tu non vuoi entrare in un posto per far smettere di parlare una persona. Tu non chiami qualcuno per minacciarlo, per non far parlare qualcuno. Se vuoi solo far sentire la tua voce, perché se vuoi far sentire la tua voce non chiami qualcuno dicendo ti minaccio se fai parlare il generale Vannacci. No, non è far sentire la tua voce in quel caso lì. È solamente cercare di censurare qualcuno. Ok, né più né meno. Se tu vuoi far sentire la tua voce, ok? Perfetto. A parte, come dicevo prima, le manifestazioni fuori e anche entrare dentro, anche dire noi siamo venuti qui per parlare, non facciamo casino, vengo io, mi piacerebbe avere un... Ogni volta che fa qualcosa c'è qualcuno che sale sul palco e fa un confronto con Vannacci. Giocate con quello che ha detto lui. Lui ha detto potreste venire a parlare, a sentire, perché a me piace il confronto. Ti piace il confronto? Veniamo a sentire e poi saliamo sul palco per un piccolo confronto. No? Se ti piace il confronto. Potreste fare così. E se lui dice di no, a quel punto fate... Avete visto? A parole dice che gli piace il confronto. Infatti no. Ma numero uno, io penso che voi non potreste mai fare una cosa del genere perché non sapete neanche perché state urlando. Voi non lo sapete. Se io vi prendo a caso, ma come capita? Ragazzi, non siete diversi da quelli di destra che andavano a urlare contro il vaccino e ci andavano i simpaticoni di Fanpage a dirgli perché urli contro il vaccino? Perché sei così? E loro erano ignoranti in materia. Vogliamo fare il giochino? Vi vengo io a fare l'esamino? Vi faccio l'esamino sui diritti? Vi faccio l'esamino sulle cose che giuste e sbagliate, diciamo che pensate anche voi essere giuste e sbagliate, che esistono in Italia e che non esistono in Italia? La vostra preoccupazione, l'esamino sulla vostra preoccupazione? Siete sicuri? Per me non uscite molto bene. La maggior parte di voi, come la maggior parte di quelli di destra che vanno in giro a manifestare, come la maggior parte di quelli che manifestano, ma l'abbiamo visti. Ultimamente manifestazioni dove ci andavano le persone a domandare le cose e loro no parla con lui, no parla con lei, ma mi state a pià per culo, non sapete manco di che cazzo state parlando. Quindi lo fate per sfogare, diciamo, la rabbia giovanile. Ci sta, da paura, ottimo, perfetto. Non dico che non va fatto anche se non sai un cazzo di quello che stai facendo. Perfetto, ottimo, magnifico, devi farlo. Ma tu non pensi che non tanto quello che stai facendo non puoi arrivare a farlo fino in fondo? Perché come dicevo prima, se tu urli, fai casino, entri e cerchi un confronto, ma veramente un confronto senza fare casino, una volta sei entrato in una conferenza, eccetera, puoi farlo. Ma tu pensi che la signora legge ti
può permettere e lasciare di fare il cazzo che vuoi? E questa è una domanda che mi faccio sempre. La stessa domanda che faccio ai manifestanti che cercano di passare un blocco della polizia. E poi ci hanno manganellato. Allora, domanda. La polizia ti può stare sul cazzo. A me possono non star proprio simpaticissimi molti all'interno delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine utili, molti bravi, molti no. Come in ogni parte del mondo, come in ogni aspetto della nostra vita, ogni lavoro. Ci sono degli stronzi, pezzi di merda e no. Ovviamente gli stronzi, pezzi di merda all'interno della polizia si percepiscono molto di più, perché loro hanno il potere di poter essere violenti. Ok, quindi si percepiscono molto di più. Perfetto. A prescindere da questo, anche se fossero tutte brave persone, calcola 30, tutte brave persone, in quel momento lì hanno chiamato un comando, hanno chiamato un gruppo di poliziotti, tutti bravi, incredibile, tutti quanti bravi. Gli dicono a questi poliziotti, tutti bravi, dovete bloccare il cioè dovete bloccare questa strada. Questa strada non può essere valicata, questa linea. Loro, essendo militari, si mettono sulla linea. Ok? Voi pensate che potete passare lì? Siete allow? Non so, mi spiego. Nel passare da quella parte lì? No. Quindi se passate, anche il più bravo dei poliziotti ti manganella, perché tu qui non ci puoi passare. In quel caso è lo Stato. Ripeto, 30 poliziotti, in quel caso di culo, tutti buoni, quindi nessuno vi ha insultato, nessuno vi ha sputato come fanno spesso le forze dell'ordine quando bloccano le manifestazioni. Nessuno ha fatto niente, proprio lì vi parlavano tranquillamente. No ragazzi, per favore, capito? Proprio perfetti. Se voi passate per di là, sempre le mangalenate vi prendete, perché non potete vincere contro lo Stato. Non lo so che... Oh, io vinco contro lo Stato! Come vinci contro lo Stato? Essere dei topi di fogna, rimanere a casa propria e fumarsi le cannette non è vincere contro lo Stato. A me piacciono le cannette, però non è che io penso che fare quello mi fa vincere contro lo Stato. Fare quello, quando sto con altre persone, eccetera, è solamente un qualcosa di divertente. Non è vincere contro lo Stato. Non so se mi sto spiegando. Non è stare tra di voi e dire agab agab di merda, è vincere contro lo Stato. È sfogare la vostra frustrazione di non poter vincere contro lo Stato. E questo lo rimandiamo su Vannacci in questo caso. Voi non potete entrare in una conferenza e spaccare tutto altro, perché vi mettono dentro, perché è illegale. Non far parlare una persona è da totalitari. Cioè, come fai a essere sceso in piazza per il 25 aprile e poi non far parlare una persona? È un pochino controintuitivo, no? Ma non è logico. Non è logico. Assolutamente no. E con tutto questo, questo è semplicemente l'ultima parentesi, era solamente per dirvi che è veramente inutile anche a livello, cioè neanche a dire che riuscireste a farlo, cioè neanche a dire che riuscireste a farlo perché potreste farlo a livello legale, cioè non potreste neanche farlo in quel livello lì. Pensate che in questo momento, grazie ai vostri sforzi, che vi alzate, andate lì a urlare, eccetera, lui sta avendo sempre più consenso. Grazie al PD che mette ignoratelo sulla faccia, lui sta avendo sempre più consenso. Che poi, raga, ignoratelo e poi andate a protestare? Lo sapete come fai ad ignorare una persona? Non parlandone quando non serve, perché ovviamente se qualcuno alla Schlein gli fa una domanda, lei è giusto che risponda. Ma non basando la tua difesa contro lui. Ma l'avete fatto già con Berlusconi. L'abbiamo fatto già con Berlusconi, non vi ricordate? Le campagne elettorali della sinistra erano tutte quante votate noi perché dall'altra parte sta Berlusconi che è brutto e cattivo, bla bla bla. E lui ha governato 3 volte, è andato al governo, e per 20 anni abbiamo avuto il cappello Berlusconi sull'Italia. Ma no, ma ah, ragazzi, io vi sto per dire, ma la storia non vi ha insegnato un cazzo.
Che stupida domanda che vi faccio io. Che stupida frase. Perché tanto voi la storia non la studiate. Voi non la conoscete neanche la storia recente. Quindi state facendo l'errore che abbiamo fatto in passato tutti quanti con Berlusconi. Lo stesso identico cazzo di errore. Dargli importanza. Far sì che il nemico sia quello. Sia una persona. Una persona che chi cazzo era? E grazie a voi, ora sta diventando l'eroe della destra. Bravi! Bravi! L'eroe della destra. Grazie alla censura che volete fare e grazie al fatto che lui, non essendo un coglione, risponde come se fosse la persona più democratica e la persona più ponderata dell'universo. State facendo diventare il generale Vannacci il nuovo eroe. Questa cosa mi fa volare. Grazie per essere rimasti con noi anche oggi. Bella.